la formula funziona, insomma, mettere insieme mondi diversi per avere davvero un approccio olistico di economia circolare. Come pensi di svilupparla nei prossimi anni? Sì, la formula funziona, 100 tra imprese, ricercatori, accademici, ambientalisti di tematiche fortemente diverse una dall'altra, ma tutto sotto il grande cappello dell'economia circolare e della bioeconomia, perché queste sono poi le grandi tematiche. Tutti siamo sotto il cappello della sostenibilità in qualsiasi disciplina si stia lavorando. Quindi la formula funziona, l'iniziativa diventerà biennale, siamo arrivati veramente in 100 e tutti gli anni mantenere questo livello è difficilissimo, e quindi è meglio rispettare e costruire cose grandi per il futuro. Sono usciti anche già dei progetti interessanti, perché poi scambiandosi informazioni partono subito progetti, già anche con le imprese capraiesi, e questa è una seconda realtà importante, perché se si arriva in un posto tanto più piccolo e ci si parla solo tra di noi, non si è ottenuto nessun risultato. Grande aiuto della popolazione, degli isolani, dai ristoratori alla sindaca Marida Bessi, che ci ha sempre supportato fin dall'inizio. Il risultato è sicuramente positivo, stanno uscendo tutti profondamente soddisfatti, noi per primi che siamo gli organizzatori. Partiremo con progetti, ci sono già delle tematiche precise, ovviamente la ricerca di bandi e di piccoli finanziamenti sono necessari. Progetti europei. Ieri era presente anche il direttore generale dell'associazione Daphni, che raduna quasi tutte le isole della Grecia, e quindi è arrivato apposta dalla Grecia per noi, per proprio iniziare a creare dei link anche con le realtà internazionali, ma che hanno le stesse problematiche. I luoghi piccoli possono raggiungere notorietà e diventare davvero un modello di sviluppo, se economico, nella sostenibilità, solo e soltanto ci si unisce tutti insieme. Qui erano presenti tutti per realizzare questo, e al terzo anno possiamo dire che stiamo iniziando a riuscire in questo intento, e quindi siamo profondamente soddisfatti.